fate muovere con la testa, c'è un poco da, non vuole bene. Via Mangioni, un incidente grave è avvenuto qui. Coinvolti una persona, un uomo di 40 anni e una ragazza di 24, che purtroppo sono ancora in sala rianimazione dell'ospedale di Nocera. La ragazza con fratture varie, l'uomo un poco più grave. Speriamo però per tutti e due che le cose vadano bene, che escano quanto prima dalla sala rianimazione e tornino a casa dai loro cari al più presto possibile. Il motivo di questo incidente, che crediamo sia stato frontale, ci sono ancora i resti di un Audi, c'è un faro se non sbaglio lì a terra, le tracce dell'incidente avvenuto credo a questa altezza, stando ai segni dei pneumatici a terra. Chiaramente la velocità, la strada è ampia, sia scendendo da Pagani verso Sarno, San Marzano, sia venendo dal lato opposto. L'impatto è stato violento e frontale e grazie alla prontezza di una ragazza che lavora in un'azienda qui nei pressi, la quale ha chiamato subito i soccorsi che sono intervenuti, non so se prontamente o meno, ma comunque sono intervenuti e hanno preso la ragazza che, a quanto mi raccontano, aveva problemi alle gambe e al corpo stesso, e l'uomo invece che era senza sensi all'interno della sua autovettura. Crediamo che l'impatto sia stato violento, quando mai violento, forse dovuto alla velocità. Dico forse, sono dubitativo perché non sappiamo, non abbiamo notizie, perché sono intervenuti i carabinieri, non altri, i vigili del fuoco, e notizie ne abbiamo pochissime, però abbiamo delle immagini che vi faremo vedere durante questo servizio. Che cosa dire? È brutto raccontare queste cose, ma è brutto pigiare il pedale dell'acceleratore, e perché è brutto? Perché il pigiare è bello, che è emozionante, si corre, però il correre comporta poi dei rischi, rischi che talvolta diventano quanto mai pericolosi. Allora con questo servizio vorremmo invitare tutti quanti, noi compresi, a non correre, in special modo quando ci troviamo in queste zone che appaiono deserte, non c'è nessuno, però poi all'improvviso appare un'altra auto e succede il patatrac. Noi facciamo i nostri auguri a queste due persone che sono ancora ricoverate. L'incidente è avvenuto verso la serata, e i soccorsi sono arrivati. Qualcuno mi diceva, qualcuno che era presente oltre alla ragazza, è arrivato con qualche minuto di ritardo, cioè dalla chiamata all'intervento è trascorso circa 30-35 minuti.